sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home. La tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Alla Moccagata di Alessandria va in scena un big match nel girone A di Serie C. Alessandria e Lecco si affrontano. Il Lecco vuole ritrovare la vittoria che manca da troppo tempo lontano dal Rigamonti Ceppi in trasferta. Mister D'Agostino si affida a un cambio di modulo, il 3-5-2, con una mediana rinforzata rispetto alle ultime uscite. E dà subito grande compattezza alla squadra bluceleste. L'Alessandria che manovra, la squadra di casa molto cambiata rispetto a qualche settimana fa dal mercato. Parodi scende sulla destra, prova a mettere dentro un pallone interessante. Pissardo la tocca in due tempi, protetto nell'uscita da Cauz. Bolzoni, Merli Sala, vede il lancio in verticale, viene anticipato Marotta, poi Iocolano, sbaglia l'Alessandria. Iocolano allora è abile a puntare l'uomo, va sul fondo Iocolano, Marotta va a rimorchio con il destro, la parata di Pisseri che sarà grande protagonista di giornata. Ancora un lancio lungo, Lecco che si distende, gioca bene nel primo tempo. Iocolano sulla destra, c'è l'uno contro uno con l'avversario, poi Bolzoni dentro il pallone, Capogna, la grandissima risposta di Pisseri sul colpo di testa di Capogna, e poi Marotta sbilanciata col corpo all'indietro, la manda in gradinata. Nella ripresa il calcio d'angolo viene trattenuto qui da Bolzoni, finisce a terra il giocatore dell'Alessandria. Non ha dubbi il signor Catanoso di Reggio Calabria, che ammonisce Bolzoni e dà il calcio di rigore. Rivediamo. Viene trattenuto e finisce a terra il giocatore dell'Alessandria. C'è il calcio di rigore. Eusepi dal dischetto contro Pissardo. Eusepi centrale, Pissardo con il piede, distendendosi sulla sua sinistra. Riesce con un guizzo, un colpo di rene, alzando il piede, a dire di no alla centravanti dei grigi. Lecco mantiene la parità, poi il 60esimo, Foglia con la punizione sotto l'incrocio, ancora super Pisseri a dire di no a Lecco, che ha avuto grandi occasioni in questa partita ma non è riuscito a concretizzarle, anche per la straordinaria prestazione dell'estremo difensore dei piemontesi. 73esimo, l'Alessandria sulla destra, Casarini ed è un compagno, poi il pallone per Mora che la mette dentro, nessun problema però per Pissardo. 80esimo, dall'altra parte Foglia batte il calcio d'angolo, c'è il tentativo di Cauz che si ritrova al pallone un po' casualmente, non riesce a dare forza. 82esimo, sempre Lecco, sbaglia l'uscita e allora ci prova Bruccini con il pallone per Frediani, poi il tentativo dalla lunghissima distanza, Pissardo la blocca, ci ha provato Bruccini. 86esimo, il fallo si prosegue, il lancio lungo a cercare Simone Iocolano da parte di Marzorati. Iocolano punta l'avversario, entra in area, la sterzata sul destro, Iocolano, ancora Pisseri a dire di no al fantasista blu celeste. 92esimo, calcio d'angolo per l'Alessandria, il colpo di testa che finisce fuori di poco da parte di Gennaro. Finisce al 96esimo la partita, 0-0 tra Alessandria e Lecco, un risultato che può dare fiducia al Lecco di mister D'Agostino, che ritrova in un solo colpo l'assetto tattico, la prestazione, e un punto che però alla Moccagatta ci può stare e dà energia in vista del Como.